Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su una puntata di Analytics. Finalmente, questa settimana ancora non ve l'avevo portata, quindi eccoci qua con un Analytics molto interessante su Cartana, che è uno dei Pokémon più giocati in questo metagame, in questa Sun Series, e probabilmente lo sarà anche nelle prossime, ragazzi, perché stiamo parlando di un Uber mancato. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate per farmi sapere su chi vorreste la prossima Analytics. Andiamo a vedere un po' cosa ci offre la nostra UC Cartana. Quello che balza subito all'occhio di Cartana, ragazzi, sono sicuramente le sue statistiche. Ha uno squilibrio allucinante fra gli HP, lo special attack e la special defense, che ha delle statistiche veramente del cazzo. Ha la velocità, che è in grado di outspeedare praticamente la maggior parte dei Pokémon. La difesa, che è molto molto alta, ragazzi, ma soprattutto l'attacco. 181 in statistica di base di attacco la rende una dei Pokémon più forti da questo punto di vista di tutto il gioco. Più forti di Cartana abbiamo soltanto Mega Mewtwo X, che è il Pokémon con l'attacco superiore a tutti quanti, e Mega Heracross, che non è giocato. E poi c'è Cartana, poi sotto abbiamo Archeo Groudon, Mega Rayquaza, eccetera, ma Cartana è il terzo Pokémon con l'attacco più alto di tutto il gioco. Questo la rende veramente un Uber mancato, perché se fosse stata un po' più bulky anche dal punto di vista della difesa speciale, staremmo parlando qua di un Pokémon veramente allucinante. Il suo typing erbacciaio la rende sicuramente molto vulnerabile a diversi Pokémon, in particolar modo a Incineroar, che come sappiamo tutti è il Pokémon che spadroneggia nelle statistiche di usage, perché comunque prende 4 per da fuoco e 2 per da lotta, quindi questo può renderla sicuramente debole anche ai suoi simili, quindi ad altri Cartana, visto che abusano praticamente di Sacred Sword. Ma per quanto riguarda il resto, prende danno normale, come potete ben vedere, da buio, coleottero, ghiaccio, spettro, terra e volante, ma poi ragazzi, per il resto ha tutte resistenze. Quindi il problema di Cartana è fondamentalmente il fatto che, avendo una difesa speciale molto bassa, viene giù anche se Kyogre fa tipo e Cartana crepa, però questi sono altri discorsi. Le sue basse statistiche in HP e difesa speciale sono uno dei motivi per il quale, almeno per il sottoscritto, Cartana va giocata a Focus Sash tendenzialmente, perché dobbiamo godere di una Protect, cosa che per esempio con l'Assault Vest non potremmo fare, e inoltre corriamo sempre il rischio di trovarci davanti un Incineroar che regge la nostra Sacred Sword, ci fa Flare Blitz addosso e Cartana la buttiamo al secchio. Però nonostante ciò, non è detto che non vada giocata anche in altri modi, perché come tutti i Pokémon, se si va a preservare può diventare una macchina da guerra ancora più di quanto non sia. Questo anche grazie alla sua abilità Ultra Boost, che come dovreste ben sapere aumenta di uno stadio la statistica più alta ogni volta che si va a fare una kill. Quindi essendo Cartana una ultra creatura che è chiamata a fare queste kill, La possibilità che si boosti rimane comunque molto alta, però per garantirci almeno un boostino, poi con la sua alta velocità andare a colpire prima di altri, ci serve sopravvivere, perché altrimenti il più uno ce lo diamo tutto qua. Ciò nonostante, altri strumenti che vi ho segnalato per Cartana sono gli strumenti che gli si stanno dando in questo momento, che sono l'Assault Vest, quindi andargli ad aumentare la difesa speciale. Quando poi si va a spreadarla, rinunciare a un po' di attacco in favore della difesa speciale, in modo da farle reggere uno Zampillo, da farle reggere un Moonblast di Xerneas che ha setappato. Però sempre max speed, ragazzi. Non mi fate vedere Cartana lenti in giro che muoiono dagli altri Cartana, che sono sicuramente max speed, perché altrimenti il più uno in difesa speciale non vi serve a nulla se poi vi fanno Sacred Sword addosso e vi uccidono. Un altro strumento che si sta utilizzando recentemente per Cartana è la Chase Band, perché andando a rinunciare alla Protect gli si va a dare Knock Off, e se non viene intimidito riesce a shottare Lunala anche se ha lo Shadow Shield, quindi veramente una macchina da guerra. Poi comunque con la Chase Band si aumenta l'attacco, pure se ci locchiamo su una mossa, ragazzi, ma che cazzo ce ne frega, c'ha 181 di statistica di base, andiamo a distruggere, cioè fa uno Sacred Sword che ti spacca pure il 3DS. Il moveset tipico di Cartana gode appunto di due stab, che sono Leaf Blade e Smart Strike. Poi abbiamo Sacred Sword e Protect nella sua versione Sash, mentre invece nelle sue versioni Assault Vest e Chase Band, quindi andando a rinunciare alla Protect, si va a giocare con Knock Off al posto di Protect. Un'altra mossa che si utilizza è Tailwind, però la maggior parte dei Cartana che ho visto per giocare Tailwind va a rinunciare a Smart Strike. Ed è vero che Xerneas non gode da Leaf Blade, però ragazzi, volete mettere Smart Strike che lo sciotta? Anche perché, diciamocela tutta, secondo me è meglio avere un altro Pokémon che faccia quell'ingrato compito di fare Speed Control.
far perdere un turno a Cartana in cui ti può spaccare un Pokémon per fargli mettere la Tailwind, diciamo che mi sembra un po' azzardato, perché anche perché ragazzi, se poi te lo leggono è la fine, soprattutto in Best of 3 quel Cartana lo sanno che ha Tailwind, Incineroar, Flare Blitz, ciao. Adesso passiamo al calcolo dei danni di Cartana. Sono sicuro che rimarrete veramente distrutti da quello che fa, perché probabilmente vi farete male soltanto ad ascoltare quanto male fa lui agli altri. Xerneas di Smart Strike prende tra il 75 e l'88% di danni. Naturalmente, ragazzi, questi danni sono calcolati con un Cartana 252 Jolly, perché Jolly, secondo me, è la natura con cui ho giocato per garantirci di non essere outspeedati agli altri Cartana Max Speed Jolly. Questa è proprio la cosa fondamentale. Inoltre, con la Choice Band, naturalmente, tutti i danni vanno presi e vanno aumentati di almeno un 18%. Quindi Xerneas, per esempio, ha una possibilità di One Hit KO da un Cartana Choice Band, ma anche di più di un 20% in realtà. Comunque, io li ho calcolati pensando che questo fosse un Cartana con il Sash. Abbiamo un 72-85% su Incineroar di Sacred Sword, oppure un 48-57% se viene intimidito Cartana. Un Kyogre con il massimo in HP e il massimo in difesa di natura Bold prende tra il 73 e l'87% di Leaf Blade, quindi voi potete soltanto immaginare che cosa fa questa cosa un Kyogre Scarfo Spex, lo ara, ci fa il sushi. Un Groudon con 128 investimenti in difesa prende invece tra il 76 e il 92% di Leaf Blade, quindi state attenti perché cercate di assicurarvi di fare almeno un piccolo danno a Groudon per mandarlo poi in range di Leaf Blade. Un Cartana, ad esempio come il nostro, prende tra il 77 e il 92% di Sacred Sword. Ludicolo da Leaf Blade, un Ludicolo normale, ha il 6,3% di percentuale di One Hit KO da Cartana. Invece i due Tapu più giocati del gioco, quindi stiamo parlando di Coco e Lele, sicuramente non godono. Tapu Coco prende tra il 65 e il 77% da Leaf Blade se è un Tapu Coco AV, quindi che probabilmente avrà degli investimenti in HP, mentre invece un Tapu Coco, ad esempio Scarf, prende fra il 77 e il 91%. Invece ragazzi, per il povero Tapu Lele non c'è assolutamente nessuna possibilità, viene One Hit KO'tato da Smart Strike, proprio se non ci fosse mai un domani. Cioè Tapu Lele vede Cartana e fa così e poi muore, quindi stiamo parlando veramente, ragazzi, di un Pokémon allucinante. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa analytics vi è servito, se vi è piaciuto e soprattutto che cosa ne pensate voi di Cartana, se vi piace, se gli preferite qualcun altro. Naturalmente anche qua nei teammates non ho messo nulla di specifico, perché Cartana è uno di quei Pokémon che non è che ha bisogno di qualcosa, perché comunque la sua bassa bulkness dal punto di vista speciale lo rende molto vulnerabile a parecchie cose. Quindi andarla a mettere, per esempio, dico metto Cartana in un Kyogre team perché così Flare Blitz non lo butta giù, no, non è vero. Comunque prende veramente una catafracca di danni lo stesso. Cartana è quel Pokémon che in ogni team ci sta bene, quindi è veramente difficile trovare dei compagni specifici con cui inquadrarlo. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate e condividete. Qua sotto trovate il link a tutti i miei social. Vi raccomando di passare sulla pagina di Facebook dove ho indetto il concorso per i meme. Già me ne sono arrivati almeno una decina, ragazzi, fanno veramente piega in due. Quindi se non sapete di cosa sto parlando, andate sulla mia pagina di Facebook dove c'è un post pinnato in alto dove spiego tutto quanto. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, un saluto del Village e bella per voi!